Buongiorno, amici. Let's go! Oggi primo giorno di università, iniziamo il terzo anno e praticamente sono già in ritardo per andare a prendere il pullman, perché il pullman è alle 1:05, sono già 1:10. Mi devo super sbrigare, mi devo fare anche lo zaino, mi devo mettere dentro il computer, le cuffie, il mouse, il taccuino, tutto quello che mi serve. Il computer ce l'abbiamo, il taccuino ce l'abbiamo, l'astuccio ce l'abbiamo, l'abbonamento ce l'abbiamo, le cuffie ce le abbiamo. Sono pronto e adesso vado al pullman. Cosa vuoi che ti dimentichi quando sei raffreddato? I fazzoletti. Oggi è il primo giorno del terzo anno di università. Iniziamo il terzo anno con i buoni propositi per laurearci il prima possibile e andare via subito, anche perché la voglia sta iniziando a diminuire. Ok, in questo momento sono arrivato praticamente al pullman. Comunque sono arrivato a Sassari, ora sto andando a prendere il tram che mi porta praticamente in università. Sto parlando con un tono di voce un po' così perché ho raffreddore e ho mal di gola. Tra l'altro oggi, essendo il primo giorno, non so quanto durerà la lezione, perché presumo sia una presentazione del corso, dei nuovi corsi del terzo anno. Infatti oggi è appena passato un piccione che c'è la mia testa. Comunque oggi ho praticamente web design dalle 2:30 alle 6:30, ma dubito che duri così tanto, proprio oggi nel primo giorno. Io devo prendere quello, 8 centrale. Salve. Comunque finalmente sono arrivato, ora dovrò aspettare mezz'ora prima di iniziare la lezione, ma prendere un caffè nell'attesa. A breve inizierà la lezione. Esistono tantissimi strumenti, sia software sia teorici. Praticamente la lezione è finita, prima del previsto, ora sono già praticamente fermo alla fermata del tram per arrivare alla stazione di bus. La lezione è durata meno del previsto, forse 2 ore, dalle 3:30 alle 4. Ho spiegato un po' quello che era la materia e il piano di studi. Devo prendere la 3. Sto camminando veloce perché praticamente sono le 16:34 e il pullman è ai 45, quindi non voglio assolutamente perderlo, anche perché mi sembra giusto, quando sei di fretta e quando devi andare a prendere qualcosa o sei in ritardo o ti scappa la pipì. Sono super in ritardo. Vedo il pullman da lontano, quindi posso stare tranquillo. Sono arrivato in orario. Eccolo là. Sta iniziando a piovere e la macchina si sta iniziando a bagnare. Wow, guardate questo tramonto. Che belli i miei capelli. Domani poi presumo sia abbastanza tragica perché ho lezione tutto il giorno. Devo dire che c'è un bello sfondo dietro. Finalmente sono arrivato anche io a casa. Sono già pronto perché domani mattina c'è il nuovo video sul canale e adesso lo sto finendo di montare e domani mattina verso mezzogiorno, credo, lo programmerò per quell'ora lì, uscirà il video. Praticamente lo devo finire di editare il video, manca soltanto da sistemare un po' i colori e le varie musiche e poi è finito, è pronto per renderizzarlo e domani essere pubblicato.
E comunque la mia good home ha deciso di offrirmi questo bel soggiorno in una camera incredibilmente da letto. Sto provando a parlare, ma tipo ho la voce che sembro un orco. Adesso mi guardo la puntata di Walking Dead e poi vi farò sapere cosa ne penso. Con questa bella luce da sotto, ho appena finito di vedere la prima puntata di The Walking Dead 8 e devo dire che è veramente figa, soprattutto il finale è assolutamente spettacolare e spero vivamente che Rick faccia a pezzi Negan per tutto quello che gli ha fatto. Luce bianca che mi usufruisce il mio bel faretto è molto 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 più figa della luce gialla che faceva veramente pena, che ho usato poc'anzi. Io direi che per oggi, visto che comunque sia stata una giornata abbastanza cioè leggera, la verità leggera ma barra pesante, perché comunque sia a tornare all'università dopo fare quelle soltanto 2 ore mi ha un po' stancato mentalmente e quindi adesso dovrò riprendere il ritmo e piano piano inizierò a... mi sono dimenticato quello che stavo dicendo. Quindi con questo bel pigiama io vi do la buonanotte, perché domani ho la sveglia alle 7 e mi devo svegliare. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.